È venuto un uomo di Giovanni Frullini. Stamani è venuto a scuola un uomo, papà. Ma non l'avesse detto la maestra, non mi sembrava un partigiano. Quasi ti assomigliava, un po' più vecchio, anzi. E non parlava fiorito come un prete o un ministro. Figurati, ci ha detto che non gli andava a parlare delle armi e persino che temeva la guerra. Mi è piaciuto però quando ha narrato del pastore che col gregge ai partigiani segnalava le mosse del nemico, o quando ci ha descritto un così giovane compagno che ancor temeva i fantasmi e invece poi fu il primo nell'assalto. Peccato che essi siano entrambi morti. E lo sai che lui al suo paese arrivò ancora prima dei soldati stranieri. E che la gente tappata nelle case al primo vederlo col suo fiammante fazzoletto gli corse di lontano incontro ad abbracciarlo. Ed egli disse: Vi porto un grande tesoro, la libertà. Sappiate usarla almeno quanto il respiro e conservatela più ancora della vita. A me, papà, il suo racconto m'è parso esaltante. Più che diventare poeta, come ti dicevo, o ferroviere, insomma, ecco, quando sarò grande, vorrò essere anch'io un partigiano. Nella tana con la volpe di Giuseppe Fabbri, partigiano. Durante una bufera di neve, un partigiano delle Fiamme Verdi, sorpreso da un attacco tedesco, rimase isolato e braccato. La neve che cadeva sempre più fitta coprì le sue tracce. Cercò di arrampicarsi a quattro zampe, sfruttando ogni sporgenza tra le rocce di un canale, quando sentì un fruscio. Si alzò di scatto e vide una volpe. Non era la prima volta che ne vedeva in quella impervia zona. La volpe, dopo un breve sguardo, se ne andò rasente il terreno. Il partigiano la chiamò: Fermati, volpe, non avere paura di me. Lei si allontanò ancora più in fretta. Il terreno era ormai tutto coperto di neve e il vento diventava sempre più gelido. Il partigiano si sentiva appiccicato addosso i suoi miseri panni ed istintivamente chiamò più forte: Fermati, volpe, accompagnami alla tua tana. In basso, intanto, si sentiva il fragore degli spari. Sfruttando al meglio la conformazione del terreno che evidenziava le orme, si accorse che anche la volpe era passata in quel luogo. Con la neve, anche la nebbia oscurava quel giorno. Il partigiano, trovandosi davanti pareti di roccia, le aggirò dal basso e vedendo che vi si aprivano dei cunicoli, strisciò dentro ad uno di questi. La grotta era buia, il vento non si sentiva più ed il clima era mite. Sentì un rumore di terriccio che franava. Frugò fra le tasche della camicia e tirò fuori la scatola degli zolfanelli che era ancora abbastanza asciutta. Ne accese uno e sul fondo di un cunicolo più piccolo vide la volpe che era gomitolata, mostrava i suoi denti bianchi. Lui pensò di rassicurarla. Vedi, volpe, io porto il fucile, ma non sparo mai. Sono come te, mi ritiro sempre più in fretta che posso. Solo così salverò la mia pelliccia. Da una tasca della giacca il partigiano tirò fuori un pezzo di pane nero ed un pezzo di cotica di maiale in salamoia. Con cautela ne depose un po' nei pressi della volpe. Questa, piena di paura e di sospetto, pensava: Che indecenza! All'uomo non bastano i lacci, le tagliole ed ogni sorta di veleni. Osa introdursi anche nella mia tana e fare uso del mio giaciglio. Al partigiano sembrava di capire cosa la volpe pensasse e le si rivolse così. Non avere paura, volpe. Tornerà il sereno e col sereno il sole. Ed io me ne andrò sulla montagna, ritroverò i miei compagni e canterò, ed altri ancora si uniranno a noi, ed i nostri canti formeranno un coro grande, e sarà il coro della libertà. La preghiera del ribelle di Teresio Livelli e Carlo Bianchi. Signore, che tra gli uomini
drizzasti la tua croce segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dominanti, la sordità inerte della massa. A noi, oppressi da un giogo numeroso e crudele che in noi e prima di noi ha calpestato te, fonte di libera vita, dà la forza della ribellione. Dio, che sei verità e libertà, facci liberi e intensi. Alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore. Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, nell'ora delle tenebre, ci sostenti la tua vittoria. Sii nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza. Quanto più s'addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti. Nella tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fa che il nostro sangue si unisca al tuo innocente e a quello dei nostri morti a crescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti, io sono la resurrezione e la vita. Rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti. Veglia tu sulle nostre famiglie. Sui monti ventosi e nelle catacombe delle città, dal fondo delle prigioni, noi ti preghiamo, sia in noi la pace che tu solo sai dare. Signore della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi, ribelli per amore. Il racconto di Emilia Bricianini, a quei tempi una bella ragazza di 18 anni. Tutto è cominciato durante il funerale di Fabio, il giovanissimo partigiano ucciso durante un rastrellamento, quando Tonino, uno dei compagni di Fabio che vi avevano presenziato, è stato colto da un malore. La mia mamma non si è sentita di abbandonare all'avversità della montagna quel ragazzo sicuramente debole di salute, ed è così che Tonino ha trovato una famiglia adottiva per tutto l'inverno. Ma Tonino non si accontentava di rimanere nascosto, voleva tenere collegamenti con i partigiani del suo gruppo e a questo provvedevo io. Intanto cominciavano a diventare frequenti le improvvise irruzioni dei fascisti ed anche i rastrellamenti dei tedeschi muniti di cani poliziotti. Bisognava trovare il modo di prevenirli. Utilissimi sono stati gli avvertimenti telefonici della Pierina di Vestone, questa telefonista straordinaria per la sua capacità di far pervenire notizie, ma sarebbe stato utile affiancarli con qualche altro accorgimento. Fu così che si decise, anche con l'approvazione di Don Lorenzo, parroco di Odeno, che io dovevo cercare di intessere un certo legame affettuoso proprio con uno di quei giovani fascisti che erano soliti venire, con ben altre intenzioni, tra noi. E io cominciai a lasciarmi corteggiare da un certo Eredio. Quando entrava nella mia casa, Tonino si nascondeva nella legnaia e io mi sedevo davanti al fuoco col fascista, fingendomi lusingata della corte che mi faceva. Tonino, certamente, avrà mescolato la paura alle risate. Sì, perché questo fascista era anche ammirato del mio comportamento serio e dignitoso e lui non voleva essere da meno. Così, se c'era da fare una perquisizione nelle case, lui entrava per primo nella mia e poi diceva che la perquisizione era stata scrupolosa. Una volta i fascisti sono arrivati insieme ai tedeschi, scortati dai cani poliziotti. La cosa si metteva male. Nella piazzetta del paese eravamo soli, io e Don Lorenzo. È bastata un'occhiata con Don Lorenzo e io, racimolate tutte le mie arti femminili, mi sono data da fare fino a quando sono riuscita a condurre i tedeschi, assieme ai loro cani, su, fino alla chiesa. Ma arriva quel terribile febbraio del 45. Dopo l'arresto di Emi e la tragedia che ha colpito in particolare proprio Odeno, la mattina del giorno 8 si presenta alla mia mamma il tenente repubblichino Bianchi con una lettera, nella quale era disegnato per filo e per segno la traccia del sentiero che porta da Odeno fino al Cereto. Il Cereto era la cascina dove erano nascosti gli slavi.
Noi eravamo sicuri che la cascina era ormai deserta. Il fascista, però, vuole che io guidi la spedizione fino a là. Erano 10 fascisti armati fino ai denti. La mamma aveva il timore di lasciare una ragazza giovane in mezzo a 10 uomini. Bianchi garantisce che sarei stata rispettata e io, avvolta in uno scialle nero, mi avvio in mezzo a loro per fare da guida. Giunti al cereto, il fienile viene circondato, mentre il tenente Bianchi mi cinge con il braccio che impugna il mitra, e così entriamo nel fienile. Perquisiscono minuziosamente finché trovano la sega con la quale gli slavi facevano i loro lavori in legno. Questo è il segno della loro presenza, grida Bianchi. Certo, dico io, noi dal settembre al maggio non veniamo su e dovremmo essere responsabili se qualcuno è entrato di nascosto nel fienile? Non staremo mica qui a fare la guardia alla cascina? E po', Madonna, che la legna da spaccà, lo sapete anche voi. Tutte cose normalissime. Finalmente si esce, tutti in fila sulla stradina e io davanti a tutti. Girati adesso, grida il tenente. Ora ci dici dove sono andati a nascondersi o io sparo. Spara pure, dico io, ma non potrai mai farmi dire quello che non so. Chissà dove prendevo tutta quella tranquillità. Ti porterò a Idro, nella sala della tortura, e là tu parlerai. Ma se non lo so adesso, non lo saprò nemmeno a Idro. Il Bianchi desiste e impreca solo. In questo paese le donne sono tutte vipere. Ci rifaremo coi padroni dell'orto, dove è stata trovata la cassa delle armi. Quell'orto era il mio. Ecco di scena il finto fidanzato, che dà una validissima mano alle nostre rimostranze. Se sono venuti in una notte di neve a seppellire la cassa, come si poteva vederla al mattino coperta da 40 centimetri di neve? Quel bel ragazzo di Verona ci ha salvato.